fondamentale poi, se stai scegliendo un marchio, di farti dare le recensioni di chi ha già installato quel tipo di prodotto. Poi cerca direttamente tu le recensioni, basta che digiti su Google il nome dell'azienda. Se non trovi recensioni, io ho qualche domanda sull'affidabilità e serietà dell'azienda, me la farei. Se è la prima volta sul mio canale, ricorda di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco. Ora ti porto a vedere due pompe di calore, una commerciale e una professionale. Questa è palesemente commerciale, tanto che sono costretto a piegarmi per fartela vedere. Infatti vedi che assomiglia a un condizionatore, pesa solo 70 kg e ha le lamelle molto vicine una dall'altra. A malapena ci passa un foglio di carta. Oggi la metto in regalo perché nessuno degli installatori partner con cui collaboro avrebbe il coraggio di installarla, dato che sarà un debito per la tua casa e per il tuo portafoglio, visto che consumerà più energia elettrica rispetto a una professionale. Gli installatori e progettisti che collaborano con me invece utilizzano delle pompe di calore di un altro tipo, di tipo professionale. Adesso te ne mostro una. La pompa di calore che ti ho mostrato prima era da 8 kW termici, esattamente come questa di tipo professionale, che pesa ben 220 kg. Capisci bene la differenza, no? È come paragonare un limone con un treno. Questa quindi pesa 220 kg, ha le alette molto distanziate una dall'altra, un ventilatore grande per girare meno e le alette seghettate per ridurre ulteriormente il rumore. Permetterti di cadere nella trappola di chi costruisce pompe di calore solo da qualche anno, perché capisci bene che per produrre macchine di questo tipo ci vuole molta esperienza. Perciò, se vuoi continuare a ricevere in anteprima i miei video, ricorda di cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco.